Avevo solo 3 anni e già mi ero rassegnato a vedere il mondo con un occhio solo. Mi si era infilato un bastoncino nell'occhio destro. Mia madre si era rivolta a molti dottori, ma non c'era alcuna cura per me. Sarei rimasto cieco da un occhio e incominciavo ad accettare quelle ombre che avrebbero offuscato per sempre la luce. Mia madre però non voleva arrendersi e fu in quella chiesa che iniziai a vedere. Iniziai a vedere che non siamo soli. Perché siamo immersi in un amore senza fine. Luminoso, pronto a sostenerci, se solo lo invochiamo. Ma non è semplice ricordare la luce, soprattutto quando l'oscurità cerca di distruggere la tua memoria. La memoria, quella profonda, che è la nostra unica salvezza. Sono nato per ultimo di 12 figli, in terra di lavoro, attorno al 1215. Mio padre era trapassato assai presto, lasciando mia madre Maria da sola ad accudire i 7 figli sopravvissuti. A quei tempi era molto comune morire da piccoli. Giovanni, Giovanni, finalmente sei arrivato! Uffa, dammi tempo ad arrivare, non iniziare a tormentarti. Hai portato il salterio, me lo fai vedere? Tieni, ti do il permesso di portarlo. Ma non iniziare a toccarlo con le tue manine sporche. Ma dopo posso almeno leggerlo? Ma se non sai nemmeno leggere. Insegnami tu a farlo. Non dire sciocchezze, i contadini non devono saper leggere. Ma io non voglio diventare un contadino. Voglio diventare un buon servo di Dio, proprio come te. Voglio diventare un buon servo di Dio, proprio come te. Ancora non hai capito? Uno solo in famiglia può studiare e quello sono io, il secondogenito. L'unico modo per te di diventare prete è che io muoia. Mi vuoi forse vedere morto? No, non è più mai. Allora taci, che con questo tormento mi farai crepare prima del dovuto. Ma io non volevo. Basta! Non diventerai mai prete, mai. E ora sbrighiamoci che ho fame, non voglio imbattermi in qualche bestia selvaggia. Mi è già bastato incontrare te. Aspetta. Aspettami. Ma una sbirciatina posso pure darla. Tanto Giovanni non se ne accorge. E oggi ho le mani pulite. Pietro, Pietro, cosa hai fatto? Hai ingannato tuo fratello. Presto, torna a casa subito. Non lo sai che le azioni maligne richiamano le tenebre? Sbrigati, torna a casa, prima che il Signore oscuro ti trovi, ora che sei solo e indifeso. Guarda un po' cosa ho trovato. Ah, una gazza solitaria nel bosco. Cos'ha tra le zampe questo piccolo esserino? Fammi vedere. Ma voi chi siete? Come chi sono? Io sono il padrone del tempo, piccolo ladruncolo. Ma io non sono un ladro. Nessuno ti crederà quando ti consegnerò alle guardie e ti taglieranno un'ala per punizione. Magari due, così imparerai a rubare quello che non ti appartiene. Ma è di mio fratello Giovanni, che studia in convento. Che detto alla mia madre, abitiamo poco fuori dalla foresta. E perché te ne andresti in giro con il salterio di tuo fratello? Vuoi forse venderlo, piccola gazza? No, voglio solo leggerlo. Tu leggere? Tu non sai leggere, sei solo un contadino e per di più un bugiardo. È vero, non so leggere, volevo solo fingere di farlo. A me piacerebbe tanto imparare, ma non me lo permettono. Io vorrei diventare un buon servo di Dio. Tu un servo di Dio! Sei solo uno stolto che non vivrà a lungo per raccontarlo. Io vedo il tuo futuro e so che non diventerai mai un prete, perché presto morirai. Stanotte sono venuto a prenderti, Pietro Angelerio. Io sono l'angelo della morte. Scappa, scappa pure, piccola gazza ladra. Tanto il lupo ti mangerà. Thank you.
Pietro! Quell'uomo vuole uccidermi! Ma chi? Come? Stava bene fino a 2 secondi fa. Sarà una farsa, lo sapete quanto è lagnoso. No, ha la febbre. Stava delirando. Madre! Giovanni! Ma dove siete? Dovresti chiedere piuttosto dove sei tu. Ma cosa volete da me? Dove mi avete portato? Siamo nella terra di mezzo, quella intermedia tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Sono venuto per portarti in cielo, se me lo permetti. In cielo? Vuoi ancora rimanere sulla terra, Pietro? Vivere come un contadino per il resto dei tuoi giorni? Solo in cielo potrai diventare un ottimo servo di Dio. Attraversa quella porta e la tua anima sarà libera dalle catene della vita mortale. No, no! Non voglio seguirti, tu mi inganni. Io devo tornare indietro. Gli angeli me l'hanno detto. Mi hanno detto che la mia vita non sarà inutile. Ma con quali angeli hai parlato? Sei stato ingannato, Pietro. Non erano messaggeri inviati da Dio, ma demoni. Questo sogno di diventare prete è solo una trappola che hanno creato per tormentarti. Adesso seguimi. Non perdiamo tempo. Lascia che questo stupido inganno si cancelli per sempre. No, lasciatemi andare! Devo andare! Corri, corri pure! Non troverai più tracce della tua missione. Le ho nascoste per Benino. Pietro, non temere, non lasciare che la paura alimenti la bestia. Prega, prega, prega perché la paura si trasformi in coraggio. Solo così ammansirai la ferocia. Benvenuto, Pietro. Vuoi davvero diventare monaco? Io? Sì, lo voglio. Allora te lo permetterò. Ti permetterò di svegliarti e di tornare indietro sulla terra. Potrai condurre tutta la tua vita in preghiera, chiuso in un monastero. Ma solo ad una piccolissima condizione. Come? Quale? Un solo monaco può esserci nella tua famiglia. Ci vuole un piccolo sacrificio. Mentre tuo fratello dorme, noi ci avviciniamo e gli tagliamo il cordone che lega la sua anima al suo corpo. Non si risveglierà mai più. Così potrai sostituirlo in monastero. E nessuno saprà che siamo stati noi ad ucciderlo. Zac, zac, zac. Ma devi darmi il tuo consenso. No, mai e poi mai ti darò il mio consenso. Non mi macchierò del sangue di nessuno. Preferisco rimanere un contadino che diventare un omicida.
perché anche un contadino può essere un buon servo del Signore. E adesso vattene, non voglio sentire più una parola. Sei solo uno stolto. Hai perso una grandissima occasione. Il tuo sogno non si avvererà mai. Pietro, Pietro, il tuo progetto di diventare un buon servo di Dio sarà esaudito se lo vorrai, perché è la strada che il Divino ha tracciato per questa tua vita mortale. Ma come farò? Sono bloccato in un corpo di bambino. I miei fratelli mi ostacolano. E mia madre è sola, confusa. Concederemo sogni a tua madre e messaggi che la convinceranno a farti studiare, anche se questo causerà una guerra in famiglia. No. No, io non voglio scatenare rabbia tra i miei fratelli. Io non sono venuto per questo. Quando la luce fende l'oscurità, provoca fastidio in coloro che vogliono continuare a dormire. Tu porti la spada della verità. E per sguainarla dovrai diventare monaco, sperimentare la vita in convento e poi dovrai partire, lasciare tutto, abbandonare tutti. Partire? Perché? E poi abbandonare chi? I miei confratelli? Sì, lascerai la comunità dei monaci, perché troppo spesso anche i cuori di chi vive in monastero sono colmi di oscurità. Sarai distratto dai pensieri malvagi degli altri confratelli, perché riuscirai a sentirli. Impediranno alla tua anima di crescere e di ricordare la tua missione. Non ti rimarrà che abbandonare tutti. Il mio compito. Io sono venuto per aiutare gli uomini a ricordare il divino che c'è in loro. E come potrò fare tutto questo fuori dalla chiesa? Sali dove gli uomini non arrivano. Fa presto. Devi recuperare tutti i frammenti del tuo sogno originale. Il tuo corpo di bambino sta esaurendo le forze. Devi risvegliarti in fretta, altrimenti morirai. Tutto sarà perduto. Anche l'umanità sprofonderà sempre più nel baratro. Dove stai andando? Lasciatemi! Devo salire! La voce mi ha detto di salire! Devi salire, sì, ma non su quella montagna desolata, ma dall'altra parte, figliuolo, dove sorge il castello che ti attende. Tu da oggi in poi sarai un nobile, un ricco signore. Come? Ma cosa dite? Non lo sai? Tua madre ha ricevuto il segno che attendeva. Un ricco signore di Isernia vuole adottarti come suo unico erede. Tua madre ha già firmato le carte. Ora sarai l'erede di Messer Riccardo. Solo così potrai fare grandi cose. Ma no, non è possibile. Io devo diventare un buon servo di Dio. È quello il mio destino. Non hai sentito la voce? Quegli stupidi fraticelli ti soffocheranno. Non potrai attuare la tua riforma. Messer Riccardo, invece, ti darà il potere più grande, il denaro. Sarai ricco. Aiuterai la tua famiglia e potrai fondare nuovi monasteri dove imporre le tue regole. Col denaro potrai sottomettere persino i re. Ma io non voglio costringere le anime al cambiamento. Nessuno può violare il libero arbitrio. Il mio compito è rendere visibile ciò che gli occhi non riescono più a vedere. Poi ognuno farà le proprie scelte. Ma non sarà né il denaro né alcuna legge umana a far cambiare le coscienze. Perché ogni cuore può convertire solo se stesso. È qui che deve entrare. Che troverò dentro? Tutto dipende da quello che lascerai all'esterno. E che devo lasciare? Non capisco. Ogni desiderio e ogni aspettativa. Per essere un vero servo di Dio, devi spogliarti della tua volontà per permettere alla volontà del Signore di riempirti e guidarti. Adesso entra.
Vieni pure, Pietro, accomodati. Cosa credi che ti attenda in una grotta? Solo la morte. Credi davvero di riuscire a sopravvivere in una grotta in mezzo al nulla? Nessuno sceglie volontariamente la via della solitudine. Ancora non capisci. La voce che ti guida è la voce del demonio. Io invece sono venuto a salvarti. Io ho fiducia nella mia voce interiore. L'oscurità sarà pure potente, ma Dio è onnipotente. Solo il fuoco di Dio potrà bruciarmi. Anche nella profonda solitudine di una grotta non sarai mai solo, perché gli angeli saranno con te per istruirti. L'unico modo per compiere la tua missione è diventare un eremita, un ruolo riconosciuto dalla Chiesa Cattolica. L'eremita si allontana dalla superficialità del mondo, trovando rifugio nella natura per poter finalmente dialogare con Dio. Vivrai nelle avversità, digiunando, pregando e domando i desideri del corpo. In questo modo diventerai un canale fra cielo e terra. Sarai pronto ad affrontare tutti questi sacrifici? Riuscirai a domare le tue passioni, a mantenere sempre la pace? Ecco la croce dello Spirito Santo, il sigillo con cui guarirai le anime e i corpi sofferenti di coloro che ti raggiungeranno. Sarà una folla immensa, come un fiume. Non dovrai far avvicinare nessuna donna, per rispetto del tuo voto di castità, ma l'aiuto divino arriverà ad ogni uomo e ogni donna che invocherà Dio tramite il tuo nome. Eviterai i curiosi allontanandoti nei luoghi più impervi. Soltanto coloro che hanno davvero bisogno riusciranno a raggiungerti. La fede e la preghiera permetteranno incredibili miracoli perché avrai assottigliato il velo tra la materia e lo spirito, così tanto che il tuo occhio interiore si aprirà. Saprai leggere i mali che affliggono gli uomini, vedrai il passato e il loro futuro. Li indirizzerai sempre al bene, al perdono, che è la chiave. Ma dove stai andando? La gente mi sta chiamando. Vuole che vada a Roma per diventare sacerdote. Ma sei già eremita. A che ti serve diventare sacerdote? Se vai a Roma, cadrai nelle tentazioni del potere. Lo so, e non ho paura. E allora? Hai fatto tanti sacrifici per vivere da solo. E adesso vuoi ritornare tra i preti?
Forse la mia strada non finisce qui. Sì, forse devo conoscere meglio il mondo della Chiesa romana, le sue leggi per... Per conformarti ad essa? Ammettilo, anche tu brami il potere, la venerazione delle genti, eppure le comodità della vita dei porporati. No, io non desidero tutto questo, ma sento che il Signore mi spinge a fare altro. Menzogne, ti inganni da solo pur di non ammettere le tue brame. Se tu fossi un semplice eremita, anderesti più su, in montagna, dove nessuno potrebbe raggiungerti, se non Dio. I veri eremiti fuggono dal mondo. Io voglio solo seguire la volontà di Dio. Qualsiasi compito Egli mi chiederà di svolgere, io lo accetterò. Anche a costo di dovermi sporcare le mani, di dovermi confondere tra le genti. L'isolamento che ho cercato mi ha nutrito e mi ha risvegliato. Ma adesso è arrivato il momento di condividere i doni che ho ricevuto. Peggio per te, verrai divorato dall'ambizione. Pietro ricorda, vivrai per 3 anni a Roma fino a quando sarai consacrato sacerdote. Conoscerai l'istituzione religiosa, imparandone le leggi e scoprendone anche gli abusi. Poi ritornerai in terra d'Abruzzo, riprenderai il tuo eremitaggio, prima a Palena, poi sul Monte Morrone, vicino Sulmona, e infine sulla Maiella, nei pressi di Rocca Morice. Tanti giovani si avvicineranno a te per diventare anch'essi buoni servi di Dio. Allora dovrai raccogliere i tuoi seguaci in un ordine monastico. Conoscere il diritto canonico sarà indispensabile, perché dovrai edificare eremi e monasteri. Quando edificherai la chiesetta di Santo Spirito a Maiella, gli angeli e persino la Divina Maestà verranno a consacrare la tua chiesa. Sarà il giorno della decollazione del Battista, giorno sacro in cui si spalanca la porta del cielo. Dove sono? Sei davanti ai ruderi sui quali edificherai la tua basilica, un tempio che lascerai ai posteri come una trama santa di trasmutazione. Sei nella città disegnata dalle stelle e dai monaci bianchi, quella sognata dall'imperatore Federico, l'Aquila. Dovrai battezzarla con il sigillo dello Spirito Santo il giorno della tua consacrazione. La mia consacrazione? Perché sei qui? Vorresti davvero accettare? Accettare cosa? Il papato. Quei vecchi stolti porporati, nella confusione, seguiranno il parere del cardinale Malabranca e ti eleggeranno papa, dopo aver ascoltato la tua lettera minacciosa. Papa! Incredibile! Quale lettera? Ci saranno 2 anni in cui non si riuscirà ad eleggere un nuovo pontefice. E tu oserai rimproverare i cardinali recapitando loro una lettera, minacciando castighi divini. Quegli stolti ci cascheranno, ti eleggeranno successore di Pietro. Che sciocchezza! Non accetterai, Pietro. Sarai vecchio e stanco. Un ignorante come te non potrà gestire la Chiesa. Farai solo danni. Dovrai rifiutare. Accetterò di edificare e ripulire chiese e monasteri. Perché dovrei rifiutare di occuparmi dell'intero gregge del nostro Signore?
sei un illuso. Nessuno ti darà retta. Né i cardinali, né i vescovi, né i preti ti permetteranno di privarli dei loro privilegi e di mettere a rischio il loro potere. Tutto il potere viene da Dio. Il resto è solo un sogno di polvere. Io devo riportare il gregge al volere del Signore. Va, va pure. Non durerai molto. I cardinali ti divoreranno. Su queste rovine sorgerà la tua chiesa. Qui ti lascerai incoronare papa. In questo luogo concederai il perdono gratuitamente, l'indulgenza plenaria, la chiave per la guarigione e la libertà. Da questo tempio inizierai la tua riforma per ricondurre il popolo al volere di Dio. Sarò capace di fare tutto questo? Il clero mi seguirà, i re mi appoggeranno? Non posso costringerli con la forza. La verità è che sei venuto a piantare un seme, Pietro, non a raccogliere. Il tuo compito è rivelare che un mondo migliore è possibile se si segue il volere divino, ma le moltitudini non ti capiranno. L'umanità non è pronta al cambiamento. Il sogno che tu nutri non è per oggi, ma per domani. Diventato papa, in tanti cercheranno di sottometterti alle loro brame, di manipolarti, di osteggiare le tue decisioni, rendendo ogni riforma impossibile. Sarai costretto a lasciare per tornare ad essere un umile eremita. Un papa può dimettersi? Sarebbe uno scandalo. La tua rinuncia provocherà un gran turbamento nelle genti. Pochi comprenderanno. Molti ti accuseranno di incompetenza o di viltà. Non importa, ignorerai ogni calunnia. Rimarrai saldo e non ti rimarrà che scomparire. Ti farai seme, sprofondando nel buio. Quando lascerai il papato, il nuovo papa Bonifacio VIII ti rinchiuderà in una cella, convinto così di evitare uno scisma nella Chiesa. L'umanità proverà a dimenticare il tuo insegnamento e le tue opere. Passeranno secoli. Il tuo nome riemergerà quando uomini e donne ricorderanno di essere figli e figlie dello stesso Dio, quando saranno capaci di perdonarsi. Soltanto allora l'umanità ricorderà di essere portatrice di un sogno celeste, e un nuovo mondo sorgerà. Pietro, come stai? Hai ancora la febbre? Madre, ho fatto un sogno, ho visto il mio futuro, ma ho paura di dimenticarlo. Non ti affaticare, dopo mi racconterai. Ho avuto così tanta paura di perderti. Madre, vi prego, ascoltatemi, prima che la mia memoria di bambino dimentichi tutto. Non ti preoccupare, non lo dimenticherai, perché anche io ho avuto un sogno. Non ho compreso tutto, però mi è chiaro che il Signore ti sta chiamando a qualcosa di più grande delle nostre piccole vite. Ti farò studiare. Non importa quello che diranno i tuoi fratelli. Non importa il costo che dovrò affrontare. Tu sarai un buon servo di Dio.